Conosciuta come quella la cui freccia non sbaglia mai, Zingambandi è il più grande simbolo della resistenza africana alla colonizzazione. Regina d'Indongo, Zingambandi è entrata nella storia come combattente senza paura, illustre stratega militare e astuta diplomatica. Ha guidato personalmente l'esercito fino all'età di 73 anni ed è stata così rispettata dai portoghesi che Angola è stata dominata solo dopo la sua morte all'età di 81 anni. Parlare di Nzinga è parlare di un mondo allo stesso tempo molto distante e molto vicino. È nata tra gli africani di lingua bantù, gli stessi che, ridotti in schiavitù in Brasile, hanno creato il samba e la capoeira. Idade negra è difficile come che. La sua gente è quindi alla base dell'identità nazionale brasiliana. La società a cui apparteneva, tuttavia, è poco conosciuta. Caia me matar, eu quero morrer de açoite, se tu negra me deixar. Ma doveva anche sopportare una opposizione interna per il fatto di essere donna e avere come madre una schiava. Una grande macchia sul suo segno, dato che tutto il potere nel regno era basato su relazioni di parentela. Come se l'invasione lusitana non fosse abbastanza, il regno di Ndongo dovette difendersi dagli attacchi dei nemici più tradizionali, i Jagash, un popolo di guerrieri che saccheggiavano. Tuttavia, le guerre non erano l'unico mal di testa dell'eroina Zingambandi. Zinga fu cresciuta dal suo padre, il re Zingambandi, per diventare una regina guerriera. Assassinos! E tu nunca ti fu. Calma, Cambo! Angola, ma sta morto! O papà morreu pelo chão do Ndongo. Cidade negra é difícil, porque eu quero. Ma quando morì nel 1617, fu suo fratello Kiambandi a salire sul trono. Quindi iniziò una lotta frenetica per il governo del Ndongo. Una delle prime mosse di Kia fu uccidere l'unico figlio di Nzinga, potenziale concorrente. Lei stessa divenne regina solo nel 1624, dopo l'omicidio di Kia, durante una delle peggiori crisi del regno, quando il Ndongo perse rapidamente terreno per i portoghesi. Naturalmente, non mancavano mormori per insinuare che Nzinga fosse responsabile della morte del re. Fu suo fratello ad aprire la porta alla brillante carriera diplomatica della regina. Nel bel mezzo della crisi, Kia aveva bisogno di qualcuno addestrato a negoziare con i portoghesi e decise di chiedere aiuto a sua sorella. Fala Sombandi, che pedido è esse? Preciso che vas a Luanda. Quindi, Nzinga partì per Luanda con la missione di negoziare un accordo di pace con gli invasori. È stata accolta con stile, con i saluti dei cannoni, i soldati profilati e i tappeti che coprono l'intera lunghezza del percorso. Ma quando incontrò il governatore, notò che c'era una sola sedia nella stanza con alcuni cuscini lasciati sul pavimento. Zinga ordinò immediatamente a una schiava di inginocchiarsi e si sedette su di essa in modo da non essere inferiore. Il regno di Ndongo è soberano, non può essere vassallo di altro. Na tocaia me matar, eu quero morrer. Anni dopo, già incoronata, realizzò la sua manovra politica di maggior successo, l'unione con i terribili Jagash. Per farlo, ha dovuto adottare molti strani costumi alla cultura dell'Ndongo, come i rituali cannibalistici che contribuivano a mantenere vivi i soldati per la battaglia. I Jagash erano particolarmente pericolosi. È difficile come che vita di negro è difficile. Combattevano fino all'ultimo uomo e la codardia era punibile con la morte. La leggenda narra che, in certi rituali, Zinga si vestì da uomo e costrinse i suoi numerosi amanti a vestirsi da donne. La sua fama era persino quella di sovvertire le tradizioni, probabilmente un modo per riaffermare il proprio potere in una società che non accettava una donna come sovrana. Io quero morrer de açoite, se tu negra mi deixar.
Zing combatté contro la schiavitù del suo popolo, ma vendette anche gli schiavi stessi, prigionieri di guerra ai portoghesi. Ha difeso la religione del suo regno, ma ha adottato molti costumi cattolici. Abbracciò una cultura diversa solo per sfruttare il potere militare dei Jagas. Cresce Zing, io voglio entregarmi. Uma salva de prata. Os portugueses me traíram, me perseguiram, roubaram o nosso chão. E nossa irmã? Ela estava lá a escutar para nos informar. A guerra só nos tem prejudicado. As peças de escravos diminuíram. Nós não conseguimos encher as caravelas para enviar para o Brasil. Qual é a proposta? Nós não vos atacamos e vocês não nos atacam. Mas para podermos honrar esse trato, vamos ter de eliminar a Jinga. Façam com Jinga o que quiser. É difícil, é difícil. Aveva tutto per fallire, ma divenne una delle più grandi dominatrici della storia dell'Africa. Vou dar luta aos meus inimigos até a eternidade. Não vou perdoar mais a vida a nenhum português. Infine, riuscì a mantenere l'indipendenza della sua gente durante tutto il regno e oggi rimane una figura centrale nella cultura dell'Angola. Sicuramente se lo merita.